Vediamo. Adesso parliamo di Città Slow, una cosa importantissima, un evento importantissimo. So dicono che sappiamo parlare italiano. Un evento importantissimo che si sta svolgendo per adesso in quel di Orvieto Baschi, che vede in pratica le città slow protagoniste, ma con questo dessert musicale estremamente così ambito e molto molto saporito. Abbiamo collegati con noi Riccardo Stefanini, che è direttore artistico. Buongiorno Stefanini. Buongiorno a voi tutti. E poi abbiamo anche Adolfo Lazzaroni, che è il cuoco di Abbiategrasso. Buongiorno Lazzaroni. Buongiorno. Allora Stefanini, una delle cose che è uscita fuori anche dalla prima serata del sabato scorso è che si sta ricreando, si è ricreato quell'atmosfera un po' da club, un po' da non so, Fats Waller, Art Tatum, i grandi pianisti jazz che suonavano nei locali mentre c'era il rumore dei bicchieri o di altro. Claro. Non c'era il fumo, ma insomma il resto l'atmosfera era quella. Sì, diciamo che l'idea nasce da lì, questo esatto. È chiaro, però per non disturbare la musica preferiamo servire prima la cena e quasi alla fine comincia il concerto. Per esempio questa sera ci sarà Danilo Rea al piano e Paolo Damiani al violoncello. Insomma, non è carino vedere camerieri o insomma. Però una volta era così, una volta era così. Era così, come no, nei locali fumosi di New York era. Cioè, nelle registrazioni ancora si sentono proprio lo sbattere delle forchette, dei coltelli, come no. Il tintinnio. C'è anche la sigaraia che passava dicendo sigarette, sigarette, quindi c'era proprio una vita che si svolgeva a prescindere. Sì. Insomma. Anche fiori vendevano. Insomma. Certo, diciamo che la nostra è una cosa un po' più calma. Un po' più italiana, diciamo così. Molto, molto italiana. Sì. Molto slow, come deve essere. Certo, come deve essere. Ecco, Stefanini, lei che è il direttore artistico, la scelta degli artisti, diciamo, è stata anche in funzione delle città slow, protagoniste in quelle determinate sere? Ma non necessariamente, perché bisogna trovare la disponibilità degli uni e degli altri, certo. Cioè è difficile combinare, non lo so, Tullio De Piscopo al menù di Cagliazzo di Caserta, certo. È successo, ci abbiamo avuto fortuna qualche volta, però no, non necessariamente, si sceglie la città slow disponibile quel sabato e la disponibilità dell'artista in questione. Ecco, io vorrei così chiedere all'artista, lo chiedo a lei perché certamente ha contatti molto più diretti dei nostri. Il pubblico, dopo aver ben mangiato, dovrebbe essere anche molto meglio ben disposto rispetto ai grandi, credo, no? Certo. Ma anche perché il nostro pubblico è abbastanza mirato, dunque viene sì per mangiare, ma diciamo senza dubbio anche per ascoltare della buona musica. Già sanno che cosa li aspetta. Certo. E vogliamo che sia così, insomma. E la lentezza, come dire, prepara bene anche all'ascolto della musica, insomma. Diciamo a tutti i nostri amici che la lentezza è un dono, è una dote, non è una limitazione, diciamo così. Meglio avere persone velocissime che sono velocissimamente sui tasti che su altre strade, diciamo così. Adesso però sentiamo il cuoco. Oh, allora Stefanini, rimanga un attimo con noi. Diamo la linea Adolfo Lazzaroni di Abbiategrasso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima della musica, che cosa preparerà per stasera? Qual è il prodotto tipico, diciamo, importante? Allora, noi abbiamo una cena che va dall'antipasto al dolce, no? Però il nostro piatto forte questa sera è il risotto Oro e Zafferano. Ecco, diciamo che è una ricetta di Gualtiero Marchesi, no? Ma perché la facciamo? Perché ad Abbiategrasso c'è una tradizione, no? Ci sono più di un produttore di queste foglie d'oro, no? Una foglia d'oro sottilissima che viene messa sul risotto giallo, che Gualtiero Marchesi fa da molti anni, no? E gli abbiamo chiesto il permesso di riprodurla, quindi questa sera faremo questo riso oro e zafferano,
che è una cosa molto particolare. Ci ha detto così, insomma, figuriamoci. Ovviamente, ovviamente l'oro, anche se siamo in tempi magri, è edibile, quindi l'oro si può mangiare tranquillamente, non è una cosa di super lusso, è un po' di lusso ma non tanto, ecco. Senta, poi dopo c'è, vedo la cassola, ecco, forse, la cassola, forse, non so se ho detto bene, è il nostro, è il vero nostro piatto tipico, certo, no? Che è fatto con tutto quello che costa meno del maiale, no? Le orecchie, i piedini, quello che adesso la maggior parte della gente scarta, no? In realtà noi lo usiamo per fare questo piatto, che adesso magari un po' alleggerito, non è più pesante come una volta, però un piatto veramente tipico della nostra zona, un piatto invernale che ha comunque tante calorie e che comunque invito la gente del posto ad assaggiare, perché è un piatto che si fa solo dalle nostre parti, vedo che qua non si usa, infatti, no, la cosa, vale la cosa vale bella, la bella che mi piace sottolineare, Adolfo Lazzaroni, è che voi passate dall'oro alle parti del maiale più, diciamo, sì. Bellissimo questo connubio fra ricchezza, miseria e nobiltà, ecco, esattamente. Esatto. E poi abbiamo l'ultima chicca, no? Il gorgonzola dolce di Abbiate Grasso, che è un prodotto veramente eccellente, e per finire il mascarpone, che è nato da Abbiate Grasso, e c'è una storia dietro che assomiglia un po' a quella dell'Est di Montefiascone, no? La storia è questa, no? Carlo V viene in Italia preceduto da un messaggero, no? Che quando trova un formaggio buono scrive bueno, no? Da qualche parte. Sì. Quando arriva a Abbiate Grasso scrive masche bueno. E siccome in dialetto abbiatense bueno si dice bon, è diventato masche bon. Mascherpon, esatto. E mascarpone. Quindi mascarpone, ecco, è originario di Abbiate Grasso per questo motivo. E mantiene ancora, diciamo, il giudizio del messaggero di Carlo V, dell'inviato di quello. Chiaro, che è chiaro, il livello gastronomico in una città slow deve sempre crescere. Assolutamente. Che vi toccherà mangiare questa sera? Beh, vabbè. pazienza. Comunque lei dovrebbe dire al sindaco che dovrebbe dare a Mister Roy e a me, Lauritano, le chiavi della città. La cittadinanza onoraria di Abbiate Grasso, vista che soprattutto noi continuiamo a mantenere il grasso per la seconda parte, ecco, esatto, la seconda parte, guardi, della città. Guardi, vabbè, ad Abbiate Grasso facciamo una manifestazione da 12 anni ormai che si chiama Abbiate Gusto, a fine novembre. Voi dovete solo venire e diventerete cittadini onorari. Perfetto. Voi abbiate pazienza, che noi arriveremo. Va bene, vi aspettiamo. Riccardo Stefanini, l'ultima battuta. Allora, stasera grande cibo e grande musica. Sì, Danilo Rea, pianista internazionale, riconosciuto appunto anche fuori dall'Italia, insieme a Paolo Damiani faranno un concerto con dei propri pezzi, brani originali e anche di artisti di grande nome come Fabrizio De André, come Chico Buarque de Hollanda e così via, insomma, sicuramente un appuntamento da non perdere. Benissimo, allora Riccardo Stefanini, grazie anche a Adolfo Lazzaroni, noi ci sentiamo la settimana prossima con Stefanini per dare altri aggiornamenti su quelle che sono appunto la prossima città e la prossima offerta musicale. Grazie ancora. Grazie ancora, arrivederci. Benissimo, noi stiamo cercando.